Quindi oggi lo scopo della giornata è intanto far capire a tutti che c'è un mondo che ha una sua difficoltà, ma che prima luce ha reso semplice, ok? Più semplice di qualsiasi altra ditta che conosco da un punto di vista astrocolorativo. E Filippo oggi sicuramente sarà molto più bravo di me a spiegarlo insieme a Omar. E voi siete stati spettacolari, quindi voi vi siete applicati. Avete voglia, avete fame di stelle, volete fare sempre foto migliori, quindi io vi ringrazio e vi lascio nelle mani di Filippo e vi auguro a tutti una buona giornata. Grazie. Abbiamo fondato Prima Luce Lab ormai quasi 10 anni fa. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per passione, perché siamo astrofili come voi, in particolare siamo astrofotografi da lunga data, quindi abbiamo passato tutta l'evoluzione dell'astrofotografia partendo dalle pellicole, l'automazione non esisteva assolutamente, era tutto manuale e quindi l'abbiamo un po' vissuta. E la cosa bella qual è? È che noi costruiamo tutti questi dispositivi che trasformano in un telescopio automatico, a me piace chiamarlo robotico perché bello, è robotico, però a controllo remoto, qualsiasi ottica. Guardate questa. Questo abbiamo preso il C8 del anni, Andrea, anni 80, 1981. perfetto. E questo è in questo momento completamente automatizzato. Gli abbiamo aggiunto focheggiatore, sistema di controller ambientale, computer di controllo, distribuzione dell'alimentazione, motore dell'apertura e della chiusura e generatore di flat field. Praticamente tutto quello che serve per poi arrivare a fare astrofotografia seria. E vi abbiamo portato anche il setup, abbiamo modificato un William Optical 81, che è quello lì, e anche lì gli abbiamo messo il generatore di flat field, il motore di apertura e chiusura, il computer di controllo con la distribuzione dell'alimentazione, il telescopio di guida in parallelo, il motore di messa a fuoco e questo anche un rotatore del rotatore. Quindi queste sono macchine che essenzialmente vi consentono di prendere il vostro telescopio, metterlo fuori casa, voi state in casa e lo controllate in remoto senza mai doverlo toccare. Voi vedete davanti a voi, vedete hardware e software, perché noi non facciamo o uno o l'altro, facciamo tutto. Diciamo che avete davanti i fondatori di una piccola azienda di 15 persone che però si dedica a sviluppare in casa, pordenone, queste cose. E quindi lo facciamo anche con un po' di orgoglio, perché insomma. E appunto, come vi dicevo prima, non facciamo solo l'hardware, ma ci occupiamo anche di fare il software. Perché? Perché essenzialmente quello che ci preme nello sviluppo dei prodotti è l'esperienza che uno ha, cioè vogliamo fornire qualcosa che funzioni grazie a hardware e software che sono pensati per lavorare insieme, ok? E poi se uno vuole utilizzarlo con il proprio software abituato, il proprio computer che vuole lui, ha tutto quello che serve per farlo. E poi dopo vi si dà la possibilità di adattarlo, collegarlo, metterlo sul telescopio che uno vuole, ad attaccarci la camera che uno vuole. Perché così è bello, perché anche noi, essendo astrofili, sappiamo che ognuno ha un setup che è proprio, e il proprio setup è diverso da tutti gli astrofotografi e gli astrofili di tutto il mondo. È normale. Cosa vi ho preparato qua? Vi abbiamo preparato due setup che sono già collegati e alimentati, che useremo oggi, che sono questi due. Quindi abbiamo fatto praticamente un telescopio in modalità equatoriale, classico, ok? Gli abbiamo messo volutamente un'ottica storica e l'abbiamo powered by Prima Luce Lab, ok? Quindi molto figo, questo qui. E poi vi ho portato questo sistema che invece è una modalità particolare per la sua fotografia. E una delle cose che ne abbiamo fatto è stato proprio creare un sistema che consente di prendere una montatura, in questo caso una skywatcher, e dopo lo vediamo insieme, che è molto divertente ed è una novità. Se voi pensate a quello che di solito fate al telescopio, esistono delle particolari azioni che ogni astrofilo, in particolare astrofotografo, fa quando deve fare una fotografia. Allora, noi abbiamo sviluppato tutta una serie di device che ricoprono tutte queste azioni. Quindi abbiamo focheggiatori elettronici, sesto senso, che è questo motore qui, che è questo motore qui, che si attacca ai focheggiatori esterni,
Ok, quindi io ho un telescopio che ha un focheggiatore suo, un Crayford, che deve essere demultiplicato, perché questo è stato sviluppato appositamente, è stata un'idea di Omar, di fare proprio un design che permettesse di collegare il motore senza la necessità di attaccare piastre esterne, che uno non sa mai come fissare, sono diverse per ogni telescopio una rottura, e abbiamo inventato un metodo per farlo, che è questo, ok? Quindi questo si attacca a un focheggiatore esterno se uno ha un buon focheggiatore esterno, se uno ha un brutto focheggiatore esterno dice ah dovrei cambiarlo con un focheggiatore magari costosissimo, no, oppure non ho il focheggiatore esterno come tutti gli Smith Cassegrain, i Ricci Cretieni, Smith Cassegrain Aplanatici e cose varie, abbiamo fatto con questa tecnologia qui, l'abbiamo applicata sul nostro design di focheggiatore che abbiamo chiamato Esatto. I nomi che noi mettiamo sono tutto un programma, quindi... Comunque, sesto senso, esatto, sistemi di messa a fuoco, ok? Sono caratterizzati tutti quanti da avere un'elettronica molto moderna, noi non utilizziamo pulsantiere esterne, la pulsantiera è il vostro cellulare che tanto avete già tutti. Ognuna di queste macchine crea una rete Wi-Fi, vi collegate col vostro cellulare e potete comandarlo avendo una pulsantiera che è virtuale, cioè delle tre volte sullo schermo del vostro cellulare, senza necessità di computer. Oppure... tutte quante con porta USB-C a un computer di controllo. Sono ultra precisi, sesto senso collegandosi a un focheggiatore esterno ha una precisione di 0,7 micron per passo, esatto, è 0,04 micron per passo. E questo vi consente di essere estremamente precisi. Poi abbiamo fatto il rotatore che viene associato opzionalmente ai sistemi di messa a fuoco. Poi abbiamo un rotatore derotatore che chiamiamo ARCO, che l'ufficio marketing ha aspettato mesi per arrivare a dei nomi incredibili. E dopo, e questo dispositivo, l'ARCO, ha una sola porta, non ha porta USB né porta di alimentazione, perché si connette direttamente al sistema di messa a fuoco, ok? E quindi prende l'alimentazione e i dati direttamente dal sistema di messa a fuoco. E questo automatizza molto le cose. Prima di tutto vi toglie i cavi, ok? Perché voi collegate questo a questo con un cavetto corto, se ci fosse qui sarebbe il cavetto ad arco, qui, e questo è uguale. Se l'avete qua dietro, ha un cavetto che va qua dentro, è un sistema molto semplice. E quindi abbiamo poi dopo solo una porta USB di alimentazione che deve essere inserita comunque e che va al vostro computer, che in questo caso è questo che dopo vi racconto. Il focheggiatore è ovviamente fondamentale. Il rotatore può o può non esserlo, cioè c'è chi non lo usa, ok? E per questo è un optional, non è una cosa integrata, è una cosa che uno può utilizzare. Ma la particolarità di questo oggetto qui è che funziona sia su sistemi equatoriali che ad alta azimutali. Cioè quando lui percepisce che è montato in alta azimutale, non funziona solo da rotatore di camera, e questo mi serve a inquadrare bene essenzialmente l'oggetto, ma funziona anche da derotatore di campo e quindi fa quella cosa bella di cui vi parlavo prima, che mi consente di utilizzare la montatura ad azimutale per fare astrofotografia lungatosa, cosa che fino a prima non era possibile. Questi sono i due ultimi oggetti che abbiamo rilasciato da poco. Prima abbiamo lasciato il Giotto e poi abbiamo rilasciato l'Alto. Chi ha visto il video di Giotto sa perché si chiama Giotto. Perché è tonto. No? E abbiamo fatto un bellissimo video che tutti voi avete visto. Molti like. Corretto. Corretto. Tanto per dire una... Molti like. Molti like. Posso chiedere? Dimmi. Riguardo al rotatore, che risoluzione c'ha la rotazione? È meglio di un arco secondo per passo. Ah, okay. Noi lo chiamiamo arco anche perché è arc second resolution, ok? La risoluzione è arco secondo. Altro gioco, questa è l'altra parte che abbiamo affrontato, che è la parte poi di, diciamo, apertura chiusura del telescopio, che è un discorso, unito alla calibrazione. Perché chiaramente l'idea era, noi siamo ovviamente partiti dal discorso, beh, dobbiamo fare un pannello per consentire alla gente di registrare i propri flat, che è critico per fare bene un risultato, cioè la differenza tra calibrare o non calibrare con un flat fatto bene è enorme a parità di file di cattura che voi avete fatto. Quando abbiamo cominciato anni fa a pensare a questa cosa abbiamo detto ok, dobbiamo fare un sistema che sia integrato, intelligente, come tutti gli altri dispositivi, ma immaginandolo a un pannello, a un generatore di flat field.
È chiaro che ne risulta un sistema che è ricco in contenuto e anche non economico quanto puntare una pila sulla canottiera fissata con l'asso davanti al telescopio. Anche i LED sono sanzionati, non sono i LED delle strisce. Non sono i LED che comprate nel negozio o su Amazon. Cioè, qua c'è un lavoro di calibrazione dietro importante. Per esempio abbiamo dovuto fare, per fare il pannello interno, il diffusore, c'è un elemento ottico che è stato studiato appositamente con tutta una serie di elementi che diffondono la luce in maniera estremamente uniforme. Quindi c'è stato fatto uno studio ottico dietro solo al pannello per arrivare a cosa? Però per arrivare a un pannello che fosse molto luminoso, molto uniforme e che quindi mi permettesse di fare e catturare flat con dei tempi di posa relativamente brevi anche con camere dotate di filtri a banda particolarmente stretta. È regolabile l'intensità? Assolutamente sì. Ovvio. Qual è il massimo diametro che fai? Allora, noi li facciamo standard da 120 a 430, cioè da catalogo, cioè sono quelli che noi produciamo in sede in continuo. E poi li facciamo custom più grandi. Ad oggi abbiamo fatto anche il 560. Pizza, sì. Quelli più grandi, dal 430 in su, al centro li vincoliamo con un supporto per evitare di fare flessioni dello stesso pannello, perché siccome quello è un elemento ottico, se il pannello a causa del proprio peso flette, poi è un problema perché non diffonde più in maniera assolutamente precisa. Quindi, che vuol dire che avete uno Smith Cass che è un Ricci Chrétien, non c'è problema, tanto è la parte non vignettata, la parte ostruita dell'ottica, no? E quindi non c'è problema. E se avete beati voi un rifrattore da 30, non... chi ce l'ha il rifrattore da 30? Mannaggia! No. Allora, questo è il Giotto. Sì, come fuori. 12 volt, USB-C, Wi-Fi, quindi è completamente anche dipendente dal computer, ok? In maniera estremamente semplice, dopo vi facciamo vedere come funziona. E questo è il suo motore opzionale alto. Perché sta in alto? Perché, come lo chiamiamo il motore del Giotto? Allora via a pensare, Giotto, il pannello, le cose, il cerchio, ma no, questo è un cerchio. Beh. Alto, perché? Perché sta in alto. Fatta. Ok. In verità non sta solo in alto, perché quello potete mettere da tutte le parti, no? Adesso vi racconto un po' più di dettagli. Allora, l'alto che cosa fa? Giotto è il pannello, quindi voi lo potete usare come un generatore di flat field normalissimo, nel senso di solito come facciamo? Quando abbiamo finito di fare le riprese, la notte puntiamo il telescopio allo zenith, ci schiaffiamo sopra il generatore, lo accendiamo e facciamo i flat. Alto automatizza tutto e vi consente di utilizzare Giotto come se fosse un tappo a controllo remoto. Quindi, alto va a chiudere Giotto, ad aprire Giotto, io posso chiaramente accendere Giotto come in questo momento per fare i flat. Questo alto è stato appositamente progettato per attaccarsi alle barre. Sotto al motore c'è una piastra di metallo che mi consente, che fa anche da scambiatore di calore per il calore generato dal motore dall'elettronica, e in più io questa la uso per vincolare il nostro morsetto, ok? E questo mi consente di collegare il motore a qualsiasi piastra o VIX utilizzando la piastra anche come sistema di regolazione, perché questo fa sì che io posso regolare la profondità, ok? Adesso l'ho un po' scalibrato chiaramente, e ve lo faccio vedere qua. Il secondo grado di regolazione è dato dall'asola anteriore, quindi io con questi due gradi di regolazione posso andare a fissare il Giotto davanti all'ottica, davanti al paraluce, regolandolo sul mio telescopio. Chiaramente dovrò andare a scegliere il Giotto di diametro giusto, e la regola è che la dimensione del pannello, che è questo, ok? Questo per esempio è il pannello da 255, è vero? Sì, questo è 255. Quindi questo si chiama Giotto 255 perché ha il pannello da 255.
e deve essere più grande del diametro esterno dell'ottica. Non dell'ottica, cioè della lente o del sistema ottico, ma del tubo esterno. Oppure del paraluce, se uno per esempio ha un paraluce e un rifrattore. Questo è 230, mi pare che l'abbiamo misurato, e quindi ho selezionato il JOPT 255. Poi con questa ASLA e questo sistema io vado praticamente a centrarlo in modo tale che quando il giotto si chiude va esattamente nell'asse ottico del sistema, del nostro telescopio, e quindi mi crea una superficie perfettamente e uniformemente illuminata. E questo è il suo motore opzionale. Come vedete abbiamo fatto anche un sistema per la gestione dei cavi, perché siccome questi sono due device differenti, noi volevamo evitare di dover collegare due coppie di cavi al computer, perché questo creava ulteriore complicazione alla gestione. Allora abbiamo detto, bene, noi abbiamo, invece di collegare il Giotto al computer, immaginate di avere anche un portatile, questo non è vincolante, ma diciamo che avete un portatile, in questo caso voi avete un elemento che si muove, che è questo. Se fosse collegato a un computer sarebbe un problema, perché avreste sti cavi e dice sì, si stacca una notte, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato alto di porte passanti, quindi io connetto Giotto a alto, sia USB che alimentazione, e solo alto al computer. Ma siccome alto è l'elemento fermo, se io questo lo connetto al computer, che può essere qui o può essere sul tavolino, non sarà mai un problema, perché alto è vincolato al telescopio. Se per di più il computer è questo, che dopo vi descrivo, questo si muove insieme al telescopio e quindi problema risolto alla radice. Non ho nessun cavo che vada da nessuna parte. Okay? E questa è la ragione per cui abbiamo fatto questo sistema. E lo abbiamo dotato di queste clip, che si chiamano CLC, di cui una è rotante e l'altra è fissa. E questo fa in modo di vincolare i cavi e quindi io mi posso montare il mio sistema usando il giotto che voglio, con l'alto che voglio. Ci sono tre modelli di alto che si adattano alle diverse dimensioni di giotto, ok? Però questo mi consente essenzialmente di prendere qualsiasi tubo e crearmi il mio sistema che fa flat e tappo, con l'attenzione che questo non può sigillare un telescopio, ok? Lo possiamo calibrare in modo tale che il tappo, quando va alla chiusura, vada a pressione, però se voi lo spingete, cioè l'aria passa. Scusami, qual è la posizione minima, cioè l'inclinazione? Qualsiasi, la si regola, si può anche disattare solo. Sì, allora adesso qua. Faccio vedere. Ve lo faccio vedere perché quello qua qui funziona il software, e poi così li usiamo e ve li faccio vedere, però tutte le posizioni dei device sono regolabili. Quindi io in questo caso l'abbiamo fermato alla posizione X, ok? Però il minimo, cioè chiuso, e il massimo, cioè aperto, io lo posso regolare. Posso dirgli che questo è il massimo e quindi il mio slider che muoverà, si muoverà fin qua. Ma questo ha questo design particolare perché consente a Giotto di richiudersi del tutto con l'alto. Quindi va a scomparire di tutto, che poi è di solito la cosa migliore quando uno ha un telescopio da spostare, perché evita che il vento vada ad impattare. Sì, quella è l'idea. E così, se un osservatorio chiuso in cupola non ha grandi problemi, lo fisso dove vuole. E questo ci riporta un po' al sistema computer barra pezzi rossi, anelli, piastre che vedete qua dentro, che in verità è effettivamente il primo prodotto che noi abbiamo fatto, quello che abbiamo chiamato Plus, che sta per prima luce Universal System, perché era quello è un nome serio. Sì, perché sei stata una persona che ci ha aiutato, abbiamo fatto una cosa, sì, ecco, infatti non l'abbiamo trovato mai, allora il nome era. È iniziato bene, insomma. Vabbè. Alle sempre più serie. No, scherzo. Però al di là di questo, essenzialmente il sistema Plus nasce con l'idea di poter collegare tutti i nostri dispositivi a qualsiasi telescopio, che non è banale, perché dici, le combinazioni qua, migliaia. E allora abbiamo dovuto realizzare un sacco di piastre, anelli, attacchi, robe varie, che però effettivamente adesso, avendo un po' completato il sistema di automazione delle ottiche, risulta poi perfetto, perché ti si crea un sistema Lego per cui dici, ah, io ho quell'ottica là e voglio metterlo su quella montatura lì, però voglio mettere il vostro sì, magari uno deve un attimino capire, e lì Andrea è compito anche tuo, mi dispiace, però
Cioè, poi dopo si può personalizzare. Infatti noi siamo venuti qua e abbiamo fatto che l'abbiamo fatti, no? Perché tutti i pezzi del Lego ci sono, essenzialmente. E questo ci consente di montare le cose un po' ovunque noi vogliamo. Cioè, vedete che qua, in questi due setup, per esempio, abbiamo montato il computer Imple, di cui vi parlo dopo, insieme agli anelli di supporto che mi consentono di fissare l'Imple come se fosse una barra per creare la gabbia che chiude l'ottica per evitare qualsiasi flessione, che sono uno dei tipici problemi della fotografia. E essenzialmente questo sistema è iper rigido, però per esempio in questo telescopio qui, che purtroppo aveva un focheggiatore che andava a toccare la piastra, abbiamo aggiunto degli spessori che abbiamo fatto appositamente e che sono stati sviluppati per consentire di fissare comunque tutti gli elementi sempre con due viti, e questo serve a evitare le flessioni meccaniche in questo senso, no? In senso trasversale rispetto all'ottica. E quindi questa cosa si adatta essenzialmente un po' veramente a tutto. E questo sistema, che è il sistema che abbiamo chiamato, identificato con Plus, è quello che era nato soprattutto e inizialmente per montare il primo sistema che noi avevamo ideato già molti anni fa, perché che è il computer, che è quello che abbiamo chiamato Imple. Questo nasce... Anche quella non è un nome male. No, questo, allora, l'Imple questa... Ma infatti all'inizio, secondo me siamo... Vero? Cioè, abbiamo iniziato bene. È un brutto segno, però. Ecco. No? Sì, è andato poi... sì. Oh, vabbè, c'è da pensarci a questa cosa qua. Forse l'ufficio marketing... Deve forse è meglio non pensarci neanche. Oh, ma... Vabbè. No, allora, la verità è che... Imple si chiama Imple perché i nomi dei nostri primi prodotti, perché dopo è andato tutto, però i nomi dei primi prodotti erano i nomi dei LEM che sono atterrati sulla Luna. Che cos'è questo? Quello che noi chiamiamo Imple è lo stesso computer Windows, e dopo vi spiego perché Windows, che potete mettere nel vostro portatile, desktop, per varie, però in un form factor che vi permette di metterlo e di installarlo nel vostro telescopio, e che fa tutta una serie di cose che il computer non fa, ok? Ma lasciandovi la libertà di utilizzare tutti i software del mondo e dandovi la compatibilità completa con qualsiasi dispositivo. Perché essenzialmente, invece di avere un computer esterno, quindi io ho un computer, voglio collegare questo, ho tutti i cavi, ok? E che cosa succede? La prima volta che faccio partire la montatura, il telescopio si sposta e i miei cavi dove vanno? Quante volte vi si è staccato un cavo? È la tipica cosa che succede. Si disconnette il dispositivo, salta Windows, devo riavviare, è rottura. Primo problema. Ed è la ragione per cui Imple è qui. La parte computer. La parte, questa qua, dell'Imple, che vedete lì, dietro o lì dietro, fa la seconda cosa più importante del Imple, ma parli anche del computer, che è quello di dare anche l'alimentazione. Quindi l'Imple non è solo computer, ma è anche un device che distribuisce l'alimentazione a tutti i dispositivi. Perché? Perché se io invece di avere un computer esterno qui, a cui io connetto tutti i device, e poi dico bene, io ho tre device e quindi ho bisogno di tre alimentatori che andranno alla mia batteria, e quindi che cosa avrò? Altri tre cavi, e tre di solito sono pochi, diciamo cinque come in questo caso, io ho cinque cavi USB che vanno al computer e cinque cavi di alimentazione che vanno alla mia batteria, e questo macello di cavi, quando questo comincia a muoversi, a puntare, a fare la cosa, si ingrovigliano con gli altri. Allora la prima idea del primo Imple originale, che in pratica aveva solo questo, era un computer più una distribuzione 12 volt, era molto semplice. Però già quello aveva dato l'avvio a questa idea di dire, bene, allora adesso noi invece di avere un computer esterno e controllare tutto e chiedermi come vado a controllare il telescopio che è fuori casa, io faccio invece, sposto completamente il concetto, metto il computer fuori, il software è fuori, quindi lui fa tutto quello che fa fuori, e io vedo in remoto, da qualsiasi altro dispositivo, tramite una normalissima connessione wifi, quello che sta succedendo fuori. Questo computer qui, in questo momento, che in effetti è un Mac, e vedete l'interfaccia Windows, quindi è una cosa un po' strana,
però questo qui non sta facendo niente, sta solo visualizzando quello che sta succedendo in quello che sono collegati a quello. Il concetto in verità qua è molto più semplice, è quello di dire: se invece il computer ce l'ho qui, io con dei normalissimi e corti cavi USB attacco tutto qua dentro. Qui dentro metto il software che voglio io, e invece in remoto, con nel mezzo una banalissima connessione Wi-Fi, vado a vedere quello che succede. E così mi sono eliminato la necessità di dire come connetto la montatura, come connetto... No, è come se io prendessi il computer, lo mettessi vicino al telescopio e lo connettessi con dei cavi trasparenti. Questo effettivamente è libero. Adesso siamo arrivati a una versione che ha un sacco di funzionalità aggiuntive. Che cosa c'ha? Porte di alimentazione a tensione variabile per gestione delle fasce anticondensa. Quindi io posso collegarmi alle mie fasce anticondensa direttamente al LIGO senza la necessità di box esterni, collegarle e controllarle. Hai, se questo Eagle, Aquila, quello l'hai, occhio, occhio. Questo è una figata, questo invece no. Questo è una, cioè qua c'è un sensore di luce qua dentro che fa quello che voi fate con l'SQM, misura la qualità del cielo, e noi abbiamo fatto praticamente l'idea era quella di dire, bene, se l'Eagle è sempre montato parallelo al telescopio, ci sono solo due casi che lo potete montare, o così o rovescio, ma sarà sempre parallelo al telescopio. Allora la figata è che se noi mettiamo un sensore davanti e uno dietro, e vi consentiamo di scegliere, e ci metto un obiettivino che zooma attorno all'area dove voi state facendo la foto, voi ottenete in tempo reale la misura dell'SQM dell'area che state fotografando, non là, che magari la passa la nuvola, ma voi non ve ne frega niente, state facendo una foto lì, e l'Eagle vi mostra in tempo reale il valore dell'SQM che noi chiamiamo AI, e ve lo fa in maniera del tutto automatica, con due sensori, uno messo davanti e uno messo dietro, perché se volete montare l'Eagle dall'altra parte, basta che selezionate il sensore diverso, e questo ve lo mostro. Poi un'altra cosa che c'è nell'Eagle è l'antenna GPS, no, questa, che è questa qui, e quindi l'Eagle vi mostra il dato GPS, sincronizza Windows in automatico con il timer reference estremamente preciso, e questo serve poi a migliorare il sistema di puntamento della montatura e cose di questo genere, e in più avete un sistema che ha 8 porte USB di vario genere, 2, 3 USB-C, in modo tale che potete avere fino a 9 in verità dispositivi, e quindi vi potete collegare. Quindi funziona da computer, da app, da distribuzione di alimentazione, da GPS, da misuratore della qualità del cielo, tutto in un box unico che ha Windows. Perché Windows? Perché quando voi vi comprate una camera vi danno i driver per Windows. Quando voi volete installare un software di astrofotografia, di gestione del telescopio, qualsiasi cosa, cioè, girerà sotto Windows. E abbiamo fatto il massimo per creare un sistema basato su Windows che fosse il più stabile possibile, per cercare di evitare blue screen, blocchi del sistema, aggiornamenti automatici di Windows. Tant'è vero che l'Eagle utilizza una licenza di Windows che non è quella che voi acquistate in un qualsiasi computer da caso, ufficio, non esiste, Windows Home, Windows Pro, chi se ne frega. Questo è Windows Enterprise, che consente, uno, una migliore stabilità e leggerezza del sistema, statisticamente è molto più stabile ed è tra l'altro il tipo di licenza che Microsoft sviluppa per i sistemi embedded. Vi dà la stessa apertura di tutto l'ambiente Windows, perché è 100% compatibile con qualsiasi software per dire tutto Windows, punto e finito. E quindi questo cosa consente? Consente di dire, ah sai che c'è, io mi prendo questa qua KY qua, o compro la camera della ZWO, o la Player One, va benissimo. Si installano i driver che i produttori forniscono, e invece di installarli nel computer esterno, che è questo, io questo non lo tocco più, li installo qui, prendo la pennina, la schiaffo qui, installo qui, e io avrò sempre i driver qua dentro, sempre pronti al mio. Ma qual è essenzialmente la figata del sistema? È che quando io ho questo sistema che è completamente cablato, io me ne posso andare in giro con un telescopio che è sempre pronto istantaneamente. Questo tubo qui lo abbiamo portato in treno io e Omar venendo giù ieri. L'abbiamo messo in una sacca,
così com'è, e non abbiamo smontato un pezzo. Abbiamo una montatura, noi l'abbiamo staccata la montatura, messo nella sacca, siamo venuti in treno, ci siamo arrivati qua, l'abbiamo montato qua. Qui, fatto. Che è la risposta al nostro problema dei cavi. Cioè quello di dire, io voglio andare in giro con un telescopio che non sia solo il mio telescopio, perché in verità per fare questa fotografia non mi basta avere il telescopio, io ho bisogno del focheggiatore, il rotatore, la camera, le cose, il computer, e io ho un cavo, in questo caso guardate, è cablato, questo. Questo alimentatore qua, che in questo caso abbiamo collegato alla presa di corrente, ma questo mi dà essenzialmente l'alimentazione al Beagle, che la distribuisce a tutti i nostri dispositivi in maniera del tutto automatica. In modo tale che io avessi una batteria qui, avrei un cavo che va alla batteria, di cui mi dovrei preoccupare, quindi è semplicissimo, perché io quando lo monto vado solo a movimentare il telescopio, vedo che questo cavo non si incastra da qualche altra parte e non ho nessun altro cavo che se ne va in giro, perché tutto il resto di questa, che può essere complicato anche, però in verità tutto questo si muove insieme al telescopio. Ma voi avete un'interfaccia, che è quello che noi chiamiamo Eagle Mails, che vi consente di accendere e spegnere le porte 12 volte. Se io voglio accendere un device in remoto, ho l'osservatorio messo in alta montagna, mi posso connettere, in questo caso sono connesso via wifi, ma io lo posso fare anche via internet, questa cosa qua, non c'è nessun problema. Io mi connetto via internet, faccio partire l'Eagle, qui, se magari alla porta numero 3 vi scrivo che qua io ci metto la camera, ok, io ho lì collegata la camera, per accendere la mia camera basta che clicco, e io in remoto ho attivato la camera. Alla fine della ripresa, dico, beh, ho finito la ripresa, voglio spendere il cooler e tutto quanto, off, finito, semplicissimo. E questo vi consente di camere, posso accendere e spegnere le porte USB, ok, semplicissimo. Qui ho la gestione del GPS che in questo momento non sta prendendo chiaramente perché siamo all'interno, ok, ma qua vi mostrerebbe latitudine, longitudine, numero di satelliti, ora. Forza Windows a utilizzare l'ora presa calcolata dei GPS per essere estremamente preciso, così se voi nel software di gestione della montatura dite al software prendi l'orario da Windows, avete automaticamente l'orario del GPS senza che la vostra montatura abbia un accessorio GPS dedicato e magari anche molto costoso. I software esterni possono prendersi in pasta i dati che vengono dati dai sensori di Eagle, cioè se io voglio che il mio software prenda il dato GPS che l'Eagle mostra qui dentro, lo mostrerebbe in esterno, qui dentro, c'è un web server a cui io posso accedere in maniera molto open, aperta, in modo tale che sia facile da integrare. Associato all'Eagle, e qui chiudo il mio pippone hardware, e poi passiamo al software, anche perché sennò... Che ore sono che ho... Mezzogiorno. Va bene, dobbiamo muovere al software. Qui è montato un altro dispositivo il cui nome è frutto di grande ricerca, che è Echo. Però Echo, in verità, Omar, penso che sia stato quello il punto in Massimo. Cui... No, da lì l'ufficio marketing è andato in vacca, è stato colpa sua. Ok. Perché in verità questo funziona in maniera talmente automatica e fa una cosa molto semplice ma fighissima, e lo fa in maniera talmente automatica che alla fine dice, ma come lo chiamiamo? Ecco, perché lo fa e non c'è da fare niente. Ecco, no. Quindi è stato chiamato. Ok, che è questo che vedete qua. Ecco che cosa fa. Lui ha internamente sensori di temperatura, pressione e umidità ambientale. Quindi con questi sensori lui va automaticamente a calcolarsi il punto di rugiada dell'ambiente in cui voi siete. E attenzione, è un dispositivo esterno e cablato a Eagle, perché così non misura il calore generato internamente dal microprocessore, che ovviamente c'è. Allora il dispositivo è staccato, l'abbiamo progettato per attaccarsi a qualsiasi piastrina supporto cercatore, e lui tra l'altro ha due fori, perché qua abbiamo fatto anche un accessorio che vi consente di rimettere il vostro cercatore se lo volete usare. Quindi tirate via il vostro supportino cercatore, che è un pezzo meccanico, e lo sostituite con un sistema intelligente. Però voi avete sempre il vostro cercatorino per scoprire guida, quello che voi volete. E questo che cosa fa essenzialmente? Si calcola il punto di rugiada che viene mostrato nel Beagle Manager, ok? E va a confrontarlo con la temperatura delle vostre ottiche. Ora, qui abbiamo
una sonda di temperatura, che è questa. Questa sonda io l'ho inserita tra la fascia anticondensa e il tubo. Questa sonda va essenzialmente a leggere, a misurare continuamente la temperatura della vostra ottica e la va a confrontare, in realtà l'eco con l'eagle manager lo confronta con la temperatura di rugiada, ok, col viewpoint. E quindi cosa succede? Che se vede che la temperatura dell'ottica è più bassa rispetto alla temperatura di rugiada, quello è il segno che, attenzione, potrebbe crearsi condensa sull'ottica, lui va a aumentare automaticamente la tensione delle porte di uscita delle fasce di condensa che è presente sull'eagle e quindi gli dà una scaldata. È il PVM o è il PVM? No, non è il PVM, PVM. Perché non è PVM? Questo è interessante. Perché crea disturbi elettrici e cala il CCD. Invece questo sistema qua consente di modulare la potenza della fascia anticondensa al minimo richiesto per evitare che condensi. E questo lo fa in maniera del tutto automatica. Non servono software esterni, lo fa lui all'interno dell'eagle, da cui il nome. E questo viene fatto internamente nell'eagle manager, quindi nel sistema di controllo dei device. Ma questo, che è il software che viene fornito in tutti gli eagle, cioè quando voi comprate un eagle vi collegate in remoto, in wifi, via internet, con questo genere, da un Mac, da un computer Windows, da un tablet, da un iPad, fate quello che volete, è completamente indipendente, ok? E vi ritrovate con questo. Vi ritrovate con questo, che vi permette di comandare le porte, le funzioni super varie, di, che ne so, attivare la dark mode che mi spegne tutte le luci dell'eagle, in modo tale che mentre faccio la ripresa mi si spengono tutte le luci e non ho nessun problema, no? Quello che voglio, ok? Però sotto avete sempre liberi perché avete Windows. Quindi qui dentro potete andare a installare i vostri dispositivi, il vostro software e trasformare il computer in un sistema remoto, no? Come comandate tutti i nostri dispositivi. E all'inizio vi ho detto che noi non vogliamo occuparci solo di darvi dispositivi, dice, beh, questo è il dispositivo, arrangiati. E allora, da ormai un anno e mezzo, abbiamo cominciato a sviluppare la nostra suite, che è quello che abbiamo chiamato Play, che è questo software qua, e che essenzialmente è il software che si occupa non solo di comandare, di gestire i dispositivi, per esempio è il software che voi utilizzate per, che ne so, aggiornare il firmware dell'esatto, del giusto senso, del giotto, cose varie, no? Calibrarli, se voglio calibrare il giotto uso Play e lo calibro, ok? Però questa è una suite che vi permette anche di fare astrofotografia. E lo scopo è quello di creare un sistema, un software di astrofotografia che sia molto più semplice rispetto a quello che voi trovate già in giro, che ci sono software fighissimi che fanno mille cose, ma sfido a chiunque e dimmi che sono facili, perché sono difficili anche per me che faccio astrofotografia da 30 anni e quindi mi immagino uno che inizia e dice apro, faccio partire questi software, trovo mille bottoni e studio. Allora, Play essenzialmente si divide in due parti, cioè il configuratore che vi consente di indicare a Play quali sono gli elementi che compongono il vostro telescopio, ottica, montatura, anche l'ottica, eh? Cioè mi dico, ah sì, io non ho questo, ma ho un rifattore 100-700, ok? E lui lo identifica. Qui io posso dirgli che tipo di montatura ho, che tipo di focaggiatore ho, che tipo di sistema ho, tutti i nostri device. Supporta però le camere ASCOM e le montature ASCOM, che è quello che ci interessa, cioè lo mettete sul telescopio con qualsiasi tubo che volete, con la vostra montatura, basta che sia dotata di un driver ASCOM, quindi di un computer di controllo con driver ASCOM, e della camera che volete voi. E qualsiasi camera dotata di un driver ASCOM, per collegarla a qualsiasi software X, passo anche qua, ok? Quindi libero di tutto. E questo mi consente essenzialmente di comandare qualsiasi device, cioè io posso collegare a ogni dispositivo, al focheggiatore, gli do la porta COM a cui lui è collegato in questo computer, che come vedete io ieri quando sono arrivato mi sono segnato il numero delle porte, per esempio l'esatto è su questa porta qui, numero 8. Allora quando vado in Play gli dico ah, l'esatto e supporta COM 8 e lo connetto, ok?
quando connetto l'esatto sulla porta 8, che cosa succede? Che io qua posso calibrarlo, ok? Fare tutto il processo di calibrazione, posso regolare. Lo cancello. Posso aggiornare il film con un processo del tutto automatico, cioè posso gestirmi tutti questi dispositivi in maniera semplice, da un software unico, non è che ho bisogno di un software per una cosa, software per un'altra, che tecnicamente posso, ho Windows, carico 27 software, però poi mi prendo una via, ok? La cosa più semplice invece è avere il futuro. E la cosa bella è che essenzialmente quando io ho collegato tutti i miei dispositivi, adesso vi faccio vedere, facciamolo partire da zero. Io diciamo che ho collegato tutti i miei dispositivi, sono sul campo, ho aperto la mia montatura, ho messo il mio telescopio che sono stato un attimo a montare perché è tutto già montato, apro il software e dico grazie, connettiti a tutto quanto e lui, speriamo che lo faccia, non lo guardo, lo sta facendo, sì, lo ha fatto, si è connesso a tutto quanto e quindi sono pronto a catturare le mie immagini. Semplice, veloce, automatico, ma su un sistema basato su Windows. Quindi te voi potete personalizzare, ci mettete anche una volta. E poi cosa potete fare? Mettere a fuoco, controllo il fuoreggiatore, lo sposto, vado, sposto, posso puntare la montatura. In questo caso non abbiamo collegato questa montatura, dopo ci colleghiamo a questa e vi faccio vedere come funziona. Posso calibrare? Posso accendere o spegnere il giotto, posso chiudere il tappo del telescopio, cioè faccio tutto quello che io vi dicevo all'inizio. Io voglio comandare quella macchina come se fossi lì e lo voglio fare da un ambiente unico che mi dà tutto quello che c'è da fare, tutto fatto e funzionante. Finito, ok? Regolare, calibrare, salvarmi i punti, posso salvarmi i punti. Dici, voglio salvare i punti e posso vedere un'effettiva l'immagine. Se in questo caso avessimo la camera puntata sul cielo, voi vedreste qui l'immagine live della camera. Potreste spostare la montatura, quindi voi vedreste l'oggetto, lo potreste regolare al centro del campo. Potreste regolare la messa a fuoco e potreste cominciare a dire, ah bene, adesso io dico che voglio registrare le immagini con 300 secondi di posa, voglio fare 20 immagini e dargli 30 secondi di ritardo da un'immagine. Lo metto in billing uno per uno, schiaccio e lui parte. Semplice, immediato, con la camera che voglio io, con la montatura che voglio io, col tubo ottico che voglio io, potenziato da questo sistema di hardware. A coscienza di dove è puntato e quindi mette una sfumatura. Assolutamente sì, viene salvato tutto quanto. Non solo, per esempio, se io voglio registrarmi quando io ho finito di fare la cattura, poi faccio la calibrazione. Devo magari adesso, ok, come registro i flop? Va bene, registrami i flop. Basta leggere, verificate che Giotto sia fissato di fronte al telescopio a punta del tappo, a posto del tappo. Cioè, quanti numeri di frame voglio registrare? 9? Voglio fare la cattura automatizzata? Sì o no? Questo sistema vi consente anche di automatizzare la cattura dei flat. Per esempio, voi sapete che la regola aurea è semplicemente quella di dire io devo impostare la luminosità del pannello e il tempo di posa affinché l'istogramma che mi appare sia a circa, diciamo, 2/3 della dinamica. Poi c'è qualcuno che parla in ADU per essere più preciso, ma diciamo, semplifichiamoci la vita. 2/3 della dinamica. E lì già qualcuno comincia a dire, ma come vedo? Allora, prima di tutto qua sotto ho l'istogramma in tempo reale. Questo mi permette di vedere la mia dinamica e di regolare i miei parametri. Ma in verità abbiamo sviluppato un algoritmo, va a catturare tutta una serie di pose e va a regolare l'intensità del pannello di Giotto per trovare lo sweet spot, il punto giusto, in cui poi dopo lui in automatico va a registrarsi i float, in modo tale che voi potete dirgli, fai tu. E la lingua? Ah, e la lingua? Allora c'è il latino, il greco. Allora, come vedete c'è anche l'italiano, è multilingua, per adesso c'è oltre ovviamente l'italiano, l'inglese, francese, spagnolo, tedesco, stiamo facendo il giapponese, speriamo che il mio traduttore
scriva le parole giuste, perché io non lo posso controllare. Se no parli tu su YouTube. Tipo, vabbè, ma chissà cosa dico. Sono le traduzioni giurate. Vabbè, così. Comunque sì, è multilingua. E in più questo sistema supporta anche il multi-OTA. Cioè... Eccolo. Quindi diciamo che io ho un telescopio con una singola montatura. Attenzione, singola montatura, singola camera. Non è che posso collegare due camere allo stesso software, sono un casino, quante camere ho. Quindi ho una camera di ripresa, l'altra potrebbe essere l'autoguida, ad esempio, ok? Però una camera di ripresa, però in questo caso il sistema mi supporta due tubi che posso selezionare e posso impostare, due focheggiatori, due rotatori, due pannelli di flat field, cioè quindi potrei mettere in parallelo due tubi, classico sistema è avere il dual tube uguale per fare RGB o fare monocromatico con filtro e colore con altro filtro, oppure avere l'ottica per pianeti e l'ottica per profondo cielo in parallelo, ok? Quindi due focheggiatori motorizzati, un esatto in un certo senso, due esatto in un certo senso, non importa, ok? Io glieli do in pasto e quando clicco il bottone connetti tutto, lui connette tutto quanto in automatico e dopo io ho il controllo del doppio tubo e dopo basta che dico regola il fuoco del telescopio 1, regola il fuoco del focheggiatore 2, guardate cosa dice, non collegato perché non c'è. Se ci fosse un tubo, lì mi mostrerebbe il secondo focheggiatore e io potrei movimentare il secondo focheggiatore. Lei non è Voyager, Sequel Generator Pro, Nina, Maxim BL, Astro Art. E non lo sarà mai, non lo vuole essere. Vogliamo dare una cosa che sia divertente da utilizzare, cose varie. È ovvio che non è ricca delle stesse funzioni che hanno i software, ma non lo avrà mai. Perché non vogliamo appositamente. Tutte le complicazioni che ci sono nei software che esistono già, diciamo no. Perché? Perché voi siete liberi di installare dentro Eagle, MaxMBL, AstroArt, Nina, Sequel Generator Pro, tanto è un software per Windows. Quindi quella soluzione noi ce l'abbiamo già. Noi abbiamo bisogno invece di dare un aiuto a chi inizia a fare questa fotografia e dice io voglio imparare e imparo con questo e poi passo. Tanto ogni nostro dispositivo mi viene dato con questo e con il driver ASCOM che vi consente di interfacciarlo a Sequel Generator Pro, Nina, blablabla. Quindi, e adesso switchiamo a un telescopio che invece è in modalità altazimutale. Allora, diciamo che io ho finito di catturare le mie foto, schiaccio un bottone, disconnetto tutto. Molto bene. Esco da Play, spengo l'Eagle, chiudo tutto quanto. Lui mi spegne tutte le porte di alimentazione, come avete visto, che è andato giù veloce. Chiuso. Allora, adesso invece di collegarmi a quell'Eagle lì, a cui che ho spento, mi vado a collegare l'Eagle così vedete come funziona. Allora, io essenzialmente ho spento quello lì, questo è acceso, seleziono la rete Wi-Fi che lui crea come se fosse un router. Lui non ha bisogno di un router per funzionare. Lui, voi andate in montagna, siete nel posto più isolato del mondo, lo accendete e lui crea una rete Wi-Fi esattamente come quella che voi avete a casa. E vi collegate a quella rete wifi di casa, ok? Ho tenuto, lui è biganale, no? Sì, sì, sì. Lui è 2.4 5 GHz e potete selezionare le frequenze in gioco. Allora, questa è la password che ogni Eagle per ogni Eagle. Lo usi solo sul canale, no? Sì, sì. Quindi io mi connetto, gli dico la password che ha quello Eagle. E si connetta. E io dal mio stesso computer, adesso non accedo più a quello, ma adesso vedo questo. Sì. Comunque il concetto è lo stesso, cioè avete l'interfaccia Eagle Manager che vi consente di regolare. Questo modello è l'LE che sta per Light Edition e quindi non ha GPS e il sensore AI della qualità del cielo, però vi consente comunque di avere lo stesso base, quindi non solo ci metto Play come ho installato questa mattina, ma faccio partire qualsiasi mio software Windows come l'altro, ok? Di base c'è la stessa cosa. C'è il segnale che io eccolo là. Non rimanda brutta le faccio. So che è cattivo. Ma gestisci anche con i giocatori. Ma sei un maledetto, sei. Non si fanno queste domande. Per funzionare ha bisogno o di un sesto senso, o di un esatto,
o di un giotto o di un altro, cioè o uno di questi dispositivi. Non richiede label, perché non vogliamo, cioè a noi ci piace l'idea di vedere che voi avete label, ma non è assolutamente vincolante, ok? Il vincolo è avere almeno uno dei nostri dispositivi. Sì, però quindi io non supporto un fogheggiatore. Molti vostri, non sei bravissimo. C'è un fogheggiatore, c'è un fogheggiatore che non è vostro. No! Che funziona in Ascom, però. Non va. E quello lì? Non va. Attacchi. Non va. Non va. Non va. Non va. Non va. No, no, su Eagle lo gestisco. Su Eagle? Niente, senza. Su Eagle, installi in Eagle con il suo software, sei libero di farlo. Esatto. Lei funziona con i nostri certo. device, con la camera che vuoi tu, la montatura che vuoi tu. Quindi diciamo libero, c'è cioè, anche diciamo paradossalmente il tappo, ci vuole il tappo vostro. Bravo! Se qualcuno. Ma è giusto, voglio dire, è giusto? È anche bello, insomma, no, cioè, camere e montature quelle che vuoi. Allora, ultima cosa, ma comunque bella e che mi piace farvi vedere, adesso siamo switchati, cioè questo computer che voi state vedendo su questo schermo non è più collegato a quel telescopio con montatura equatoriale, ma è collegato questo in alta azimutale. E vi dite, cosa ci fa un telescopio astrofotografico su una montatura alta azimutale? Ah, e qua sta la figata, cioè Play ha la possibilità di comandare le montature AZ, EQ5, AZ, EQ6, stacco la pulsantiera, voi di solito la mettete in equatoriale, staccate la pulsantiera, utilizzate l'EQ mod e tutte quelle cose lì, no? Per comandare dal computer. E abbiamo fatto una cosa che è diversa, cioè stacco la pulsantiera, mi connetto direttamente alla porta USB che c'è sotto, e la montatura in questo caso è senza pulsantiera, non è niente, e quindi praticamente non potrebbe fare niente. Perché se voi togliete la pulsantiera, la montatura, la montata in alta azimutale, la montatura di standard non funziona, non potete usarla. Okay? Riconosce la montatura AZQ5 o AZQ6, ok? E ci permette di comandare tramite Play non solo il puntamento e l'allineamento della montatura, ma anche la derotazione di arco, quel dispositivo, questo qua, il nostro derotatore. Questo perché? Partendo da posizione 00, che vuol dire nord, telescopio a terra, orizzontale, più o meno nord, abbiamo visto che è di là, l'abbiamo messo così, ok? Io adesso gli dico, ma sai che c'è? Puntami, adesso vediamo un oggetto Messier che non sia sotto l'orizzonte, ok? M2 è a 117 di azimuth, vedete che questo è target, in ascensione retta e declinazione, azimuth e altezza, cioè elevazione. E questa è la montatura che si trova praticamente a 0000, un po' truccata, se mi può mossa, cioè l'encoder ha visto che non è proprio 00, ma non importa. E io gli dico, puntami M2. Sto vedendo che il telescopio si sta spostando verso est, adesso sta andando verso il sud, è andato a una certa elevazione, 118,23. La montatura è a 118 e più o meno ci è arrivato, vedete, ci sta arrivando. Guardate cosa è successo qua, in automatico lui ha fatto partire il derotatore, io non ho fatto assolutamente niente, l'ho solo collegato, ok? E in questo momento questa montatura sta facendo la stessa cosa che voi fate con la montatura equatoriale, cioè puntamento, inserimento, potete allinearla, sta derotando, però senza fare l'allineamento polare e senza il problema del passaggio meridiano. In questo momento io con questo setup qua faccio un minuto di posa non guidata senza aver fatto niente. Balcone che guarda a sud, non vedete la polare? Il se ne frega. Voi basta che mettete fuori sta cosa, puntate più o meno il nord, li date così. Passi. E prova a vedere quell'altro lì che si vede. Che cosa? Che non va in qualche modo. Ah, sì. Adesso vi faccio vedere come abbiamo regolato il massimo di questo, perché questo c'è il problema di questo campo, no? Prima lo dicevamo. Io adesso gli ho detto apriti. Cosa vuol dire lui apriti? Apriti del tutto, apriti un po', apriti quanto voglio dire. Io l'ho fatto in calibrazione, adesso mi si fermerà poco prima dell'arrivo. Quindi il rotatore sta girando a 5-6 gradi. Yes.
E se voglio orientare il soggetto come consiglio? Caro utente, spera a cambiare la rotazione oggetto, basta pulsare questo, e schiacci vari, e vari, e lui mi ruba la camera. Quindi in questo caso il derotatore si ferma momentaneamente, ruota la nuova posizione della camera, ho la nuova camera, torna a derotare e io vado a vedere nell'anteprima come mi appare il mio oggetto. Noi produciamo in Italia, l'Eagle è come se fosse un portatile costruito a mano in Italia, firmato da un ragazzo che da noi monta e testa pezzo per pezzo tutto quello che voi avete. Qualsiasi dei nostri dispositivi, Eagle, ecco, esatto, sesto senso, Giotto, alto, li aprite e c'è un bellissimo foglietto che mi piace un casino, che ha la firma dell'operatore che ve l'ha testato prima di insacchettarlo e sigillarlo. Ah, non abbiamo fatto vedere la virtual, eh? Sì, no, questo è di Giotto. Questo è Giotto quale? Questo? Questo, tanto per dire, questo è una delle cose di semplificazione che noi predichiamo, no? E dici, bene, c'è qualcuno che dice, ma perché non fate la pulsantiera? La pulsantiera è questa. Il vostro cellulare si connette in wifi o qualsiasi cellulare Android, iOS, chi se ne frega, si connette al wifi generato da uno dei qualsiasi nostri dispositivi, in questo caso Omar ha collegato alla virtual handpad che ne chiamiamo questa app, Giotto, ok? E in questo caso io posso regolare, spegnere la luce, ok? Fare tutte le impostazioni di Giotto tramite il cellulare che è collegato in wifi. Quindi non solo io posso farlo tramite un computer Windows dove posso metterci tutti i software che voglio, play e fare tutto quello che voglio, ma in più se io voglio, per esempio in questo momento l'ho spento, mi sono disconnesso, oh cavolo mi sono dimenticato di chiudere il telescopio, ma accedo al wifi di alto, vedo la virtual handpad, schiaccio clicca e lui, schiaccio chiudi e lui si chiude. Molto semplice, in modo tale che io qualsiasi dei nostri dispositivi li posso raccomandare. Posso anche spegnere tutti i wifi di tutti i dispositivi, sì. Se mi danno fastidio, dico, spengo tutti i wifi, proprio per evitare che uno debba, perché poi alla fine dite, metti una pulsantiera, è un costo, la devi comprare, te la dimentichi, abbiamo queste cose, no? È un cavo per te. Un cavo, perfetto. Grazie. Buon pranzo a tutti.